Bene, buonasera, ben trovati a questa iNet Lecture. Io mi chiamo Stefano Feltri, sono un giornalista del Fatto Quotidiano, ma sono qui solo per introdurvi la lezione di Thomas Ferguson. Vi do alcuni elementi giusto per prepararvi a quello che andremo a sentire. Il primo è cos'è iNet, Institute for New Economic Thinking, è un centro di ricerca, un'alleanza di cervelli che è nata per rispondere a quella che è stata forse la bancarotta più grave di questa crisi economica, che è la bancarotta delle idee, il fatto che a un certo punto è andata in crisi il pensiero economico e quindi, ispirata un po' da George Soros, è nata questo trust di cervelli che ha il compito di pensare, come dicono in inglese, out of the box, di avere idee radicali, diverse. Come mi spiegava un giovane economista che era presente alla nascita di iNet, fin dall'inizio c'era l'idea di legare insieme politica ed economia, lo aveva detto anche Tommaso Padoaschioppa in una sua lezione introduttiva, e allora non c'è nessuno meglio di Thomas Ferguson per legare insieme la dimensione economica con le scienze politiche. Perché Thomas Ferguson, che ha insegnato a Boston, nelle grandi università americane, e che oggi è il direttore della ricerca di iNet, è uno specialista dei soldi in politica, nella politica americana, del peso che hanno i finanziamenti elettorali, di come distorcono o determinano quantomeno il risultato delle elezioni. Giusto per darvi appunto qualche numero di contesto, sapete che c'è stata questa sentenza importante ormai 7 anni fa, nel 2010, della Corte Suprema americana, che sostanzialmente ha eliminato i limiti al finanziamento delle dei candidati, alle campagne elettorali, in nome del freedom of speech, della libertà di espressione. I numeri dell'ultima elezione, secondo il Washington Post, sono questi: 1,4 miliardi raccolti da Hillary Clinton e 957 milioni da Donald Trump. Per darvi un ordine di grandezza, sapete che qui in Italia da anni abbiamo da 25 anni in realtà abbiamo il dibattito se è giusto o no il finanziamento pubblico alla politica. E i numeri nel 2015 sono questi: lo Stato ha finanziato i partiti con 106 milioni di euro e il finanziamento indiretto, in cui ricadono i contributi dei privati, è di 44 milioni. Questo per darvi un ordine di grandezza di quali cifre stiamo parlando. Ecco, Thomas Ferguson nei suoi studi, che adesso ci racconterà, ha fatto un lavoro che sia da economista, da ricercatore, sia da giornalista investigativo praticamente, perché ha ricostruito quanti soldi vanno davvero a chi. Può sembrare facile nell'era di internet, invece è complicatissimo, perché la trasparenza la tracciabilità, anzi, dei fondi nelle campagne elettorali americane è molto complessa, e Thomas Ferguson da anni riesce a ricostruire l'entità di questi fondi e il loro peso. Ha fatto degli studi molto interessanti che appunto adesso ci racconterà nell'ambito di quella che ha definito la teoria dell'investimento della competizione politica. Cioè, la competizione politica non si determina soltanto con le preferenze dei singoli, cioè il risultato finale dell'elezione non è la somma di tante scelte individuali soltanto, come ci piace pensare, come dovrebbe essere in democrazia, in cui ognuno valuta le sue preferenze, la somma delle preferenze determina un risultato finale. Non è così semplice, purtroppo, perché a un certo punto entrano in gioco i soldi, e i soldi riescono a condizionare molto più di qualunque altra variabile nel risultato finale delle elezioni. Almeno questa è la conclusione a cui è giunto Thomas Ferguson, a cui adesso appunto lascio la parola per la sua lezione, che durerà circa 40 minuti, e poi avremo tempo per un po' di scambio con voi fino alle 7:30. Thank you, Stefano. Grazie Stefano. Posso iniziare dicendo che sono veramente lieto di essere ritornato qui. Sono veramente gratissimo a Tito Boerio, che mi ha dato il tempo di concludere il mio PowerPoint mentre stavo scaricando milioni e milioni di dati.
sono lieto veramente di sapere che ci sono vari studenti con i quali io ho parlato, alcuni sono qua, sono felice di vederli e do loro un caloroso benvenuto. Ecco, il resto di questa conferenza si parla di salute, invece io parlo di Donald Trump. Da maschio americano rivendico sempre il diritto di fare della somma autocommiserazione. I miei amici non mi scusano per nulla per questo, e all'interno del mio cervello ho cercato di capire come affrontare questo dilemma in 45 minuti, perché la prima cosa da dirsi su questo argomento è che la politica in generale, insomma, tutti pensano di capire la politica e poi non riescono neanche a trovare un accordo di norma sulle cose più semplici, e in queste elezioni è la cosa ancora più folle. Negli Stati Uniti, dalla sera della chiusura dei seggi, si è creata una specie di doppia bolla in cui ambo le parti, i pro e gli anti Trump, hanno cominciato a vivere in un universo altro, e molto presto si parlava di fatti alternativi, quelli a favore di Trump, e nessuno rideva. E ci ho riflettuto e mi sono chiesto come posso spiegare a queste persone, in un posto dove protestanti e cattolici non hanno trovato un accordo qualche secolo fa. Però magari avete delle impressioni vostre e forse vi dà l'idea che sia una situazione veramente schizofrenica quella degli Stati Uniti. C'è un grosso problema che deriva da questa bolla. È cominciato con i sostenitori di Hillary Clinton. Proprio da quella sera praticamente si sono resi conto che le elezioni potevano essere state decise a Mosca e che i russi effettivamente sono i responsabili di tutto questo. Questo ha gettato una certa incertezza. Addirittura si è citato l'FBI accusandolo di avere regalato le elezioni a Donald Trump, aprendo di nuovo quell'indagine sulle email di Hillary Clinton a fine di ottobre. E non so se sapete che ci sono una serie di indagini sulla questione ancora in corso. La prossima settimana l'ex capo dell'FBI si presenterà davanti al Congresso. Non mi ha mai preoccupato quello che le persone dicevano a lei, come andrà a parlare Trump quando a un certo punto magari sarà sparito. Secondo me non so se ci saranno molte cose da dire, tuttavia devo dire che molto a breve affronterà una serie di fatti relativi alla situazione russa, però non ho informazioni sui bilanci della Deutsche Bank o quale ruolo possono avere avuto, però mi chiedo se sia possibile che i russi abbiano influito in questa maniera sulle elezioni. Sono successe un sacco di cose strane. C'è una specie di super mito in giro che è iniziato su un giornale svizzero tedesco e poi si è diffuso in tutto il mondo. Si è detto che i sostenitori Trump hanno usato delle tecniche avanzatissime di internet per vincere le elezioni. Naturalmente questa cosa non è stata assolutamente dimostrata, anche per quanto riguarda i dettagli tecnici. Parlerò comunque di questo aspetto fra breve. C'è un grosso problema, cioè se si supera il pensiero che sia colpa di Mosca e si affronta la questione da un punto di vista democratico piuttosto o progressista, c'è stata una totale mancanza di disponibilità
cercare di capire cosa è successo effettivamente. La notte della chiusura di seggi praticamente la gente ha detto la reazione è stata al fatto che Obama fosse primo nero capo degli Stati Uniti, quindi un fatto di razza. Alcuni hanno detto no, è una questione che alcuni non volevano assolutamente avere una presidente donna. Di solito, se uno dovesse scrivere un libro sulle elezioni, magari scrive un capitolo su una serie di elementi che nessuno si aspettava e che hanno scioccato molte persone. Diciamo che pochissimi si sono dedicati a capire quali potevano essere le cause economiche di questo risultato, le motivazioni degli elettori. Io dovrei parlarne a lungo, ma non ho tempo abbastanza. Però io credo che ci siano dei fatti base da affrontare, soprattutto per quanto riguarda i votanti bianchi non abbienti che hanno votato Trump, persone che prima magari avevano votato Obama e sono passate a Trump. Lì ci sono una serie di questioni molto importanti e è stato per esempio il fatto che il governo non ha aiutato questi elettori da un punto di vista economico, ma tornerò sulla questione. C'è un altro aspetto che devo affrontare nel parlare di questa tematica, è che c'è stata un'evoluzione molto rapida dell'amministrazione Trump. È ovvio che Trump stava costruendo diverse coalizioni politiche nella fase della nomination e poi un'altra molto contraddittoria, e ne parlerò fra breve, anche con delle tabelle. Dopo essere stato eletto ha fatto un rimpasto totale, praticamente ha cambiato di nuovo tutto. È una cosa da sapersi che per esempio si possono vendere molte cose, molte azioni durante una corsa presidenziale, in particolare al momento dell'inaugurazione. I colleghi Jordan e Chan stanno facendo uno studio sul giro di denaro coinvolto nell'inaugurazione. Il cambio delle strutture delle coalizioni, questo è influenzato da molte cose bizzarre. New York Times, dopo una settimana di incertezza, ha fatto una serie di dichiarazioni dicendo che non esiste un concetto che ha definito deep state, stato profondo, è un concetto che secondo me non esiste. Io non so cosa sia un deep state, mettiamo da parte questo aspetto. Una cosa che è successa senz'altro, a ben guardare, che la dimissione del consulente della National Security, Flynn, ha portato alla nomina del generale McMaster. Se analizzate McMaster vi renderete conto ben presto che il suo compito era quello di preparare l'esercito americano per le battaglie del futuro, con principale nemico la Russia. E quindi ha portato subito Fiona Hill nell'ambito del National Security Council, e diciamo che in realtà non c'è nulla di sbagliato nella Russia, ma gli elettori di Trump erano stati convinti esattamente del contrario. Quindi che cosa vi sto dicendo? Trump potrebbe fare una gestione per obiettivi semplicemente dando degli ordini, e sicuramente gli obbediranno.
se gli diranno, non so, di inviare dei bombardieri verso la Corea del Nord, comunque andranno, ma sorvoleranno l'Australia. Quindi chiaramente non ha controllo sul National Security Council, i centri di potere sono completamente diversi. E nella Casa Bianca ci sono comunque diverse forze in atto e di questo parleremo dopo. In pratica abbiamo a che fare non solo qualcosa che sta rapidamente evolvendo, ma qualcosa che evolve in maniera ancora più veloce di quanto si pensate. C'è stata una cascata di eventi, cioè dal momento in cui hanno cantato l'inno nazionale durante l'inaugurazione, praticamente sono passati direttamente alla cavalcata delle Valchirie e praticamente è stato uno shock continuo giorno dopo giorno. Di solito al mattino quando mi sveglio leggo prima la stampa estera e quando è arrivato Trump ho smesso di farlo perché non potevo nemmeno immaginare cosa sarebbe successo il giorno dopo. Uno che non so, fa dei tweet contro il capo della General Motors o della Boeing, se la prende praticamente con tutti e con un tweet spazza via tutti. Quindi io non avevo mai visto una cosa del genere. Non so se vi siete accorto che anche la risposta delle borse ad alcuni di questi tweet è stato veramente un tuffo al ribasso. Comunque passiamo ora alle diapositive. Una serie di fatti alternativi da considerare. Io credo che dobbiamo eliminare le domande che non hanno risposta e poi cercheremo di analizzare una questione di quello che si può fare, perché i due partiti sono stati così profondamente scossi e Trump è arrivato come se fosse stato l'unto del Signore e tutti pensavano che il copione di queste elezioni fosse stato scritto già dal 2014. La gente già scriveva dei testi anche molto buoni sul fatto che i repubblicani avrebbero portato avanti una splendida campagna contro la Clinton. In realtà i due fratelli Cox, che dovevano essere candidati, sono stati scalzati, poi è arrivato Trump e anche poi è apparso Sanders. Bernie Sanders è stato anche lui scalzato. Queste sono le sottostrutture di base della politica americana, quindi che il fatto che Trump stia o se ne vada comunque rimarrà un problema nella prossima elezione che partirà di nuovo da qui. Ora facciamo un'analisi di alcuni fattori di fondo come la globalizzazione e la finanza. Lo farò molto molto velocemente e lo farò con immagini che valgono migliaia di parole. Dopodiché vedremo rapidamente come Trump è diventato il candidato repubblicano, poi parleremo di Sanders e poi insieme ai miei colleghi e tanti loro assistenti ho messo insieme un database che vi mostrerò sui contributi delle grandi imprese suddivisi per settore, sia per la Clinton che per Trump. È davvero eccezionale, c'è qualcosa che io non avevo mai visto prima e sono davvero grato a Stefano che ha detto che effettivamente io ci lavoravo già prima che fosse di moda. E immagino che io continuerò, perché tanto secondo me la gente non può che interessarsi sempre di più all'economia politica. Ma inizierò con una breve annotazione. Stefano ha giustamente citato un punto che è rimbalzato in tutti i giornali, in tutti i paesi, dalla sinistra alla destra al centro, in tantissimi paesi, che hanno detto che Trump ha vinto le elezioni senza aver speso un sacco di soldi. Mi sembra che tu abbia parlato di 900.000. I miei colleghi e io abbiamo rintracciato 900 milioni, 1,1 miliardo, e Hillary ha speso circa 1,5 miliardi, per cui stiamo parlando di quantità
pazzesche di soldi scuri che sono registrati perché li hanno spesi, però non si sa quale ne sia la provenienza, perché non sono obbligati a dire da dove siano venuti, soltanto alcune organizzazioni l'hanno fatto, però quelli da Trump ne hanno spese un sacco, compresi la fazione anche della Clinton. Comunque, iniziamo con la questione di Comey. Comey era responsabile dell'FBI e c'è chi dice, ed è una credenza diffusa, che è colpa sua, ossia che, e tra l'altro Hillary Clinton l'ha ripetuto proprio 2 giorni fa, ed è, viene rivendicato spesso. Per esempio, il New York Times dice che effettivamente la Clinton ha sbagliato tutto. E quindi ha continuato a mostrare questo grafico fino a poco tempo fa e ha fatto una cosa secondo me abbastanza straordinaria, nel senso che ha annunciato che avrebbe cambiato la base del grafico, ma poi è rimasto tutto uguale. Il problema è il seguente: secondo questa tesi, le polle di Hillary Clinton hanno cominciato a scendere il giorno in cui Comey ha annunciato che avrebbe riaperto l'inchiesta. Devo dire, e vi avviso apertamente, che non c'è nulla di innocente in questo grafico, nel senso che tutti naturalmente danno per scontato alcune procedure di calcolo della media, perché a seconda della procedura si avrà un gomito diverso, un punto di flesso, come ha fatto per esempio Wang l'altro giorno, che ha calcolato la media di alcune medie, giuro, e poi ha aggiunto delle costanti con una base ragionevole, perché non è certo uno scemo, però secondo me è sbagliato. Quando ci si sofferma un po' a pensare, si vede un grafico simile a quello che è stato adattato dall'MTV 2016 di Mercy Wheeler, che io ho utilizzato anche per altri scopi. Insomma, mi sembra chiaro che i sondaggi hanno cominciato a prendere la china discendente prima dell'annuncio di Comey. Hanno cominciato a scendere più o meno all'epoca in cui è stato fatto un famoso annuncio, ossia che i premi assicurativi di Obamacare sarebbero aumentati tantissimo. Questo ha portato tanti a dire è stato quello il momento della svolta, che è possibile, ma è ugualmente vero che quando ci si rende conto che tanti dei sondaggi utilizzati dai giornalisti venivano effettivamente pubblicati un paio di giorni dopo la raccolta dei dati, per cui c'è un collegamento. A me interessa in particolare una cosa in particolare che vedete qui. Cerchiamo di spiegare questa tabella. Nella teoria economica, e non vi sto dicendo che è necessariamente giusta, comunque c'è una tesi sensata in economia se si cerca semplicemente di cristallizzare il pensiero della gente, se si vuole avere un indicatore, insomma, non so, vi venderanno ormai un contratto dei future su qualsiasi articolo e c'è questa eccessiva finanziarizzazione che però riguarda anche le elezioni. In particolare è stato venduto un particolare contratto sui future, adesso non mi addentro nel merito, prendetela così, il costo di un contratto che commetteva che i repubblicani avrebbero controllato entrambi le camere, ma nessuno pensava che i repubblicani avrebbero perso il controllo della Casa dei Deputati, la variabilità era nel Senato. Se vedete che questi contratti erano davvero ingannevoli fino al 23-24 ottobre, poi vedete che aumentano i prezzi e aumentano vertiginosamente. Ma che cosa sta succedendo? Sotto tutto questo c'è qualcosa che io ho esplorato insieme ai miei colleghi. Quello che risulta ufficialmente è che Mitch McConnell, il leader repubblicano del Senato, stava strillando a tutta voce chiedendo aiuto ai milionari e miliardari per il controllo del Senato. C'è addirittura chi dice che Mola ha detto a tutti a New York che avrebbero dovuto investire per aumentare il controllo del Senato. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che questi prezzi dei contratti seguono molto da vicino i sondaggi che vengono pubblicati nei vari stati sul Senato. Io ho utilizzato i prezzi di questi contratti perché almeno erano delle grandezze singole.
che riepilogavano sondaggi vari condotti in diversi stati. Ma aggiungo il punto: si vede un enorme afflusso di denaro nella corsa del Senato per i repubblicani. Un mio collega addirittura l'ha seguito su base quotidiana. E naturalmente i soldi influenzano i risultati, quindi è riuscito a dare ai repubblicani il controllo del Senato. Ma c'è un dato interessante: questa è la prima elezione da anni e anni in cui, a mio parere, tutti coloro che hanno, tutti i partiti che hanno vinto il Senato hanno anche avuto il presidente, per cui ci si chiede se il denaro per il Senato non abbia avuto a rimorchio l'elezione del presidente, perché adesso come si fa a, non si può certo convincere la gente a votare per un presidente ignorando il resto del ticket, anche se alcuni l'hanno fatto, ma trovo molto più difficile immaginare come si dice a qualcuno che deve concentrarsi solamente sul Senato. Adesso non sto dicendovi che è necessariamente vero, però mi sembra una tesi ragionevole e io trovo abbastanza eccezionale che non se ne trovi alcuna discussione in tutti i discorsi che riguardano il cosiddetto effetto Comey. Né si parla di dibattiti, perché poi dopo siamo di lievi variazioni, della soppressione dei voti. Non c'è dubbio che in alcuni di quegli stati in bilico, gli stati cruciali che poi hanno propeso a favore di Trump, i legislatori hanno reso molto più difficile il voto dei repubblicani. Questo è valso per il Wisconsin, per il Michigan e anche per il Pennsylvania, dove effettivamente sono state promosse delle cause in tribunale perché appunto c'è qualcuno addirittura sbandierata a quattro voci di quello che erano riusciti a fare. Però negli ultimi giorni c'erano altri fenomeni in corso. Il fenomeno più stupefacente è quella intervista, che purtroppo non riuscirò a riprodurvi in questa sede, è comunque una famosissima intervista, anzi non un'intervista, scusate, una pubblicità contro la globalizzazione, con questa voce sovrapposta che dice: questi a favore della globalizzazione non sono interessati a voi, ma gli interessa solo il libero scambio. E poi taglia sulla faccia di tre americani di origine ebraica più o meno identificabili. Quindi sotto sotto era una pubblicità antisemitica. Io non ci credevo, me ne avevano parlato, una volta che lo vedi non te la dimentichi più. Comunque l'hanno fatta passare proprio negli ultimi giorni. È veramente una pubblicità incisiva. Se non fosse stata così antisemitica, magari mi avrebbe anche visto d'accordo. Però volevo dirvi altre cose. Per quanto riguarda la copertura mediatica, un punto che ritengo interessante è che se andiamo a vedere come i media hanno trattato Hillary Clinton, allora si vede questo enorme aumento nella copertura dello scandalo dopo l'annuncio di Comey. Magari questo suffraga la prospettiva che è stato Comey a influenzare l'esito dell'elezione, però secondo me non è tanto una questione di Comey, bensì dei mass media. Nessuno parla dei mass media, del loro ruolo, se si vuole colpevolizzare, non so, i giornalisti e gli altri mass media, secondo me sarebbe normale. L'altra cosa che si è notata è che le pubblicità di Hillary Clinton riguardavano soprattutto le caratteristiche dei candidati, mentre non parlavano assolutamente delle politiche, perché non ci sono grossi precedenti nelle campagne elettorali. Abbiamo delle misurazioni a partire da 2000, per cui quello che suggerisco io è che io non vi posso dire come l'ultimo 0,5% è stato deciso in quegli stati chiave, però come Shelley Lanotte ha già detto ieri, secondo me questo vale solo per alcuni stati, e devo dire che la scienza politica ancora non ci è arrivata, perché quando stanno molto attenti dicono: non abbiamo degli errori non sistematici nei sondaggi elettorali. Questo vuol dire che in alcuni stati non sanno cosa succede. Quindi secondo me quello che ha detto ieri Lashan, ossia i bianchi poveri naturalmente hanno deciso di cambiare bandiera, però ne parleremo dopo. Quello che chiedo: ma perché gli establishment politici di entrambi i partiti sono stati frontalmente attaccati nelle primarie? Perché è stata così un testa a testa il risultato dell'elezione?
Secondo me si poteva prevedere questo disastro già nel 2014, lo dico perché il mio collega Walter Dean Burnham è sottoscritto, hanno scritto questo articolo, perché se si vanno a esaminare i risultati del 2014, si vede chiaramente che misurando per esempio il calo dell'affluenza elettorale dalle elezioni presidenziali al semestre successivo, abbiamo visto chiaramente che è sceso. E nel 2014 è stato il calo storicamente più alto, anzi secondo, nella storia. Cioè non c'era mai stato nulla di simile, se non per un caso. I livelli di affluenza stavano scendendo a dei livelli pazzeschi che ci hanno davvero fatto voltare la testa, per esempio nell'Ohio il 34%, l'ultima volta era stato nel 1814, o anche in New York potete leggere, perché a me non piace leggere la mia stessa diapositiva, però vedete che stato dopo stato c'è stato un calo dell'affluenza elettorale di enormi proporzioni. La cosa interessante è che nel sud, che dove invece l'affluenza era pian piano salita da livelli microscopici, per esempio in Georgia nel 1944 l'affluenza era 3,5%. Tutti sapevano che il sud è un po' strano, però pochi sapevano quanto fosse davvero strano. Però ormai ci siamo allineati, nel senso che non ci sono più le differenze regionali, erano bassi, ma anche adesso sono più o meno così. Quello che questo mi ha fatto capire è che entrambi le basi dei partiti erano davvero arrabbiati nei confronti dei loro leader, ed era davvero un casino, uno zoo, come si dice in americano, però sotto sotto c'è una realtà concreta di cui ci ha parlato Shena Manà ieri. Io ripeterò le parole di miei due amici Peter Temin e Serva Storm, tra l'altro sono due articoli che potete trovare su internet, potete semplicemente scrivere il cognome di questi miei colleghi, e in fondo loro stanno ipotizzando un modello di crescita economico per i paesi sviluppati che assomiglia al vecchio modello di Arthur Lewis, che si applicava però ai paesi in via di sviluppo. Quindi fondamentalmente c'era un settore piccolo a retribuzioni elevate che era in crescita dal punto di vista del valore aggiunto ma non delle risorse umane, e poi un'enorme economia a bassa retribuzione che era ovunque in crescita. E secondo me questo connota tutti i paesi occidentali, compresa la Germania, anche se a volte i tedeschi si comportano in maniera più superiore di quanto non dovrebbero, perché la loro crescita è abbastanza chiara a tutti gli occhi, e naturalmente questo destabilizza parecchio la popolazione. Tradotto in inglese normale, quello che sto cercando di dirvi è che ora del 2014 grandi quantità di americani avevano comunque capito che, a prescindere di quanto venisse detto che le cose stavano andando benissimo e che erano quasi tornate ai livelli 2007-2008, in verità non era così, perché se vogliamo utilizzare un unico predittore del quale fosse la mentalità di chi veniva intervistato nei sondaggi, e quindi, come diceva New York Times, se le cose vanno bene, se eravate d'accordo avreste votato per Hillary Clinton, ma se invece non eravate assolutamente d'accordo era molto probabile che avreste votato per Donald Trump. In verità non l'ho presa a prestito da Shannon, l'avevo già utilizzato l'anno scorso. Lei giustamente ieri ha parlato dell'enorme cambiamento nella mortalità dei bianchi poveri. C'è chi cerca di relativizzarlo, ma secondo me è impossibile, per cui evito. Non sto dicendo che è una ricerca che ho eseguita io, che è una novità, perché non sarebbe vero. Ma quello che vi dico, se si cerca di cercare di capire se la gente è davvero felice e se si veda ben messa, allora queste evidenze vi faranno andare per traverso questa idea.
E questo è uno degli elettorati su cui ha fatto richiamo Trump all'interno del Partito Repubblicano. È altrettanto chiaro che fa anche parte di un elettorato che avrebbe potuto raggiungere Bernie Sanders. Voglio parlarvi del nesso tra i soldi e la politica. Vi spiego meglio. Quello che sto dicendovi è che ora del 2014 era ovvio che grande parte della popolazione, probabilmente la loro maggioranza, disprezzava i leader dei loro partiti. E allora? La mia impostazione è molto semplice per la risoluzione di questo problema. Sono in fondo quattro punti. Peter Temin, nel suo libro, ha dedicato il capitolo 6 a questa chiara esposizione del tema. Quindi l'azione politica è decisamente più costosa di quanto non affermano le teorie democratiche, perché se non si hanno delle organizzazioni popolari, il potere passa per definizione ai grandi blocchi di investitori, cioè i partiti politici sono soprattutto dei conti correnti bancari e ci sono tanti modi per avere un collegamento tra il denaro e la politica, perché a volte sono difficili da misurare finanziamenti ai partiti. Da noi c'è maggiore trasparenza, ma tutto non si sa. Vi mostro alcuni grafici. La gente non pensava che sarebbe stato possibile da parte nostra finché non l'abbiamo fatto. Questa è stata una regressione spaziale delle elezioni della Camera dei Deputati, ossia la percentuale democratica. Scusate, se si allontana non lo sentiamo. Dall'altra parte c'è la percentuale del voto per i demografici. E tutti hanno detto: ma questa è una bufala. Ma vi giuro che insieme ai colleghi ho dimostrato anche altrove che non è una bufola, perché questo rappresenta tutte le azioni che abbiamo a partire dal 1980, sia nella Casa dei Deputati che nel Senato, perché il modello lineare è un predittore estremamente efficace. Se qualcuno sostiene che invece non dipende dal denaro, dirà però è una questione di causalità inversa. In verità tutti questi soldi sono alla caccia dei voti. Diciamo che si può ribattere in vari modi e vi chiederò di seguire a quanto sto per dirvi, perché diversi articoli e libri, i miei colleghi ed io, abbiamo creato un modello strumentale latente, nel senso che non dobbiamo conoscere necessariamente gli strumenti perché lo possiamo escludere. Devo dire che tra una settimana mio collega Chen pubblicherà un articolo in cui cercheremo di separare, di scindere la quantità dei soldi in arrivo, semplicemente perché la gente pensa che quel partito vincerà, ma non è più di un terzo. Questo vuol dire che due terzi del denaro circolante non viene dato perché si pensa di vincere, e quindi capite bene la logica per cui se scendono i sondaggi non immettono dei soldi perché vogliono finire su carrozzone vincente, al contrario perché vogliono rovesciare i risultati delle elezioni, e questo è un fatto che abbiamo sfruttato. Un punto di base che volevo sottolineare, questo sarà un buon punto di partenza. Qui vedete i risultati del 2012. Anche questo è stato pubblicato sull'International Journal of Political Economy, dove abbiamo messo insieme tutto il denaro. E tra l'altro per 30 secondi vi posso dire che quantificare il denaro è molto più difficile di quanto non si pensi, perché gli articoli che si leggono anche da parte da chi asserisce di saperla lunga è molto scarso. Il problema è la scarsa qualità dei dati, perché non si è obbligati a citare correttamente dal punto di vista formale il proprio nome, per cui quando si mettono insieme questi dati, non so, qui invento Thomas Ferguson, T. Ferguson, A. T. Ferguson, P. Q. T. Ferguson, e potrebbe essere sempre la stessa persona, magari addirittura indicando indirizzi diversi, oppure aggiungono junior o senior. In questo caso quello che facciamo io e i miei colleghi è di prendere gli stessi programmi utilizzati dagli ospedali quando acquistano altri ospedali, dove naturalmente cercano di esaminare le possibili varianti dei nomi per eliminare i doppioni. Di conseguenza, insomma, noi riferiamo delle concentrazioni molto più elevate di denaro rispetto agli altri studiosi. Ma abbiamo ragione noi, gli altri hanno torto, giuro. Comunque, volevo richiamare la vostra attenzione su questa tabella.
Quindi ci sono piccole somme che non devono essere dettagliate. Nel 2012 Obama e Romney, tra l'altro Obama ha richiamato tante piccole somme di denaro, perché tipicamente questo fanno i partiti democratici, perché teoricamente hanno una base elettorale tradizionale, tipo la gente normale, la gente della strada. Però, avendo esaminato i dati con i colleghi, posso dire che l'anno scorso è stato vero, anzi Trump è riuscito a raggruppare piccoli contributi due volte più alti rispetto a quello che è riuscito a fare la Clinton. Guardate l'ultima riga, quindi somme grandi, e vedete che entrambi i partiti li hanno ricevuti, e questo dovrebbe portare a un modello d'azione politica dove è importante conoscere le divisioni o le spartizioni di queste ingenti somme di denaro. Mio collega e io l'abbiamo fatto per Obama, ma non ci interessa. Quello che vedete qui, e vorrei richiamare la vostra attenzione sul tutto il denaro, quindi all vuol dire tutti i contribuenti, big business e le grandi imprese. Vedete che i repubblicani vanno meglio dei democratici, vedete che c'è un grosso sostegno da parte delle grandi imprese, ma se lo suddivide per settori, cosa che faccio ormai da tempo, e devo dire in passato invece non si faceva così, perché si parlava della classe dirigente, invece non basta, bisogna scomporre, perché altrimenti nello Stato moderno non ha nessun valore. Non mi soffermerò più di tanto, ma però guardate un po' mining, quindi vedete i vari settori, estrazione mineraria, cartaria, chimica, vedete tutti erano dei grossi contaminanti e davano i soldi soprattutto al Partito Repubblicano. Però per il momento vado avanti e magari ci torniamo. Passiamo direttamente a questa pagina con la storia sui contributi in denaro. Mi rendo conto che è una tabella un po' affollata, però non ho avuto tempo di semplificarla perché devo preparare la presentazione. Però secondo me non dobbiamo strapparci i capelli dalla disperazione, perché cercherò di darvi dei flash principali. Innanzitutto guardate mining e coal mine, cioè l'estrazione mineraria. Per quanto riguarda i casinò ne parlerò magari dopo. E poi scendete a oil, cioè riga 29, petrolio. Spero che vediate. Effettivamente non è la classificazione standard per settori, però non è così importante. Allora, il petrolio, allora, come diciamo misura spannometrica, la cosa che mi premeva sottolineare è che quello che ci dicono questi numeri è che Trump non aveva tanti amici nelle primarie del Partito Repubblicano. Chi aveva? Aveva quelli dell'industria chimica e del petrolifera, che sono dei super inquinanti, ed è una settimana cruciale in cui fare questa affermazione, perché sapete che gli Stati Uniti sono appena ritirati dagli accordi di Parigi, eppure sono loro che risultano i vincitori. Se poi scendete, guardate a destra, 97, lì nelle primarie per Trump c'è zero, cioè la casellina è vuota. Non c'è neanche scritto uno. Invece l'ultima colonna a destra indica l'elezione complessiva. Comunque, io la vedo così. Nelle primarie è stato Trump e pochi altri sospetti che hanno fatto degli annunci oltraggiosi, tipo togliamoci completamente dagli accordi sul clima, eccetera, cioè scandalosi, no? E hanno ricevuto un sacco di soldi. Una volta che è stato nominato il candidato ufficiale, tra l'altro noi abbiamo cominciato a studiarlo dal 4 maggio, allora i soldi aumentano ancora in afflusso. Allora guardate la riga 38, macchinari, che sono per esempio quelli che vogliono le tariffe dei dazi, oppure l'automobilistico, che nelle primarie sono pari a zero, invece poi
entrano massicciamente in campo per sostenere Trump, perché naturalmente vogliono cacciare tantissimo le potenze straniere, per esempio i giapponesi, lì se ne è parlato. E poi ci sono altri settori come la siderurgia al 33, dove sicuramente reclamano l'esistenza di tariffe, per cui decidono di aggiungersi a questa schiera. Chi si aggiunge tardivamente sono invece ancora altri, in particolare guardate la riga 97, private equity. Quel totale è sospettosamente basso, ma la cosa interessante avviene tutto dopo le primarie, perché quello è il momento in cui arrivano grandi ammassi di dark money a favore di Trump. Io ho un paio di sospetti su come fare 2 più 2, però non ho delle certezze. Quelli della private equity sembrano molto interessanti, perché? Perché sono quasi tutti free trader, e poi sono anche quelli che parlano sempre della disruption, della discontinuità, della svolta, che loro considerano una virtù. Spesso hanno dei legami con i vecchi complessi, tipo quello di Drexel e Lerberg. Sono un po', diciamo, come i pirati dei Caraibi 3, 4, 5, 6, no? Ma lasciamola lì per il momento e torniamo a questa tabella. L'avete sentito ieri dire da Shen. Ho poco da aggiungere, l'unica mia difesa è che io, diciamo, ne avevo già parlato l'anno scorso, prima che diventasse di moda. E all'epoca ho ricevuto forti opposizioni, tra cui tutti i principali sociologi e politologi del paese. Che cosa ha fatto Trump? Ha infranto un cartello di repubblicani che erano fortemente differenziati, per cui scende in campo, prende in giro George Bush dicendo la guerra in Iraq è una stupidata, e poi dice che anche la globalizzazione è una stupidata e allora voglio intervenire io. È stato un po' come aprire un sepolcro che era rimasto chiuso per una generazione, con un'aria estremamente acida che esce, però diciamo che è anche un'aria nuova, e quindi non sorprende che tanti durante le primarie hanno votato spontaneamente per lui, per Trump. Stessa cosa è successa a Sanders. Io non ho cercato di richiamare la vostra attenzione sulle intricatezze di quella tabella del 2008, anzi scusate, 2012, si corregge Ferguson, quella tabella del 2012 la conosco a memoria, e c'è una cosa strabiliante. Si poteva vedere chiaramente che stava aumentando la divaricazione tra Obama e la comunità finanziaria di New York, però non le banche più grandi, dopo che Obama aveva deciso di spingere la versione più debole della riforma di Dodd-Frank, in particolare la Volcker Rule che l'aveva preceduta, dove i democratici praticamente hanno stranamente perso l'elezione per il nuovo senatore, appunto, per cui hanno detto perché non facciamo la Volcker Rule. Comunque, Hillary Clinton stava sicuramente cercando di vincere, per cui voleva colmare il divario, diciamo, tra Wall Street e i democratici. Anzi, scusate. Allora, se torniamo a quella riga, la 96, Investment Banking Hedge Funds, vedete qui tutta la storia di Goldman Sachs, eccetera. Quello che ha fatto Bernie Sanders è stato, dice, ma noi stiamo vendendo questo partito a Wall Street, perché non possiamo avere un partito democratico che non si svenda a Wall Street? La risposta di Hillary è stata, io sono la prima donna candidato. Ieri ha detto, anzi 2 giorni fa ha detto, le è stato chiesto come mai aveva preso tutti questi soldi dalla Goldman Sachs, un sacco di soldi, e lei ha detto, gli uomini hanno preso dei soldi da Goldman, ma Bernie Sanders no, in effetti.
secondo me altro non si può dire. Comunque, la mia conclusione è che c'era una candidata democratica poco amata che faceva campagna soprattutto nelle Hamptons, che è una zona elitaria nei pressi di New York, che non si prendeva neanche il fastidio di mandare qualcun altro in Michigan e negli altri stati in bilico, e poi ha avuto la peggio. E secondo me è una cosa che tanti non hanno capito, perché Ray Fair ha realizzato da anni un ottimo modello economico. Le sue previsioni, contrarie a quelle di molti altri, che avrebbero vinto i repubblicani. La cosa strana è che però aveva fatto un errore molto grosso, però almeno l'esito l'aveva azzeccato, a differenza di quasi tutti gli altri. Quello che mi fa capire non è quello che magari penserebbero altri, questo è sostenuto da una visione diretta dei sondaggi, perché tanti volevano trattare l'elettorato di Trump, come posso metterne, come supremazia ariana, no? Altamente convinta, ed effettivamente ce n'erano anche tanti, non sto dicendo che non ce n'erano. Se andiamo a vedere l'elettorato di Trump, si trovano che tanti avevano dei dubbi su Trump, anzi avevano dubbi spesso su entrambi i candidati. E quindi, prima di citare Stanley Feldman, il 17% degli elettori di Trump hanno detto che si sarebbero preoccupati di avere Trump come presidente, però poi hanno votato per lui. Quello che sto cercando di dirvi è che c'è una fortissima ambiguità. Sì, è il classico minore dei due mali, diciamo, perché c'erano quelli a cui non piaceva nessuno dei due candidati. La mia personale interpretazione è che comunque proprio alla fine alcuni hanno deciso di rischiare, di correre questo rischio, e l'ha fatto un numero sufficiente di persone, soprattutto negli stati in bilico, dove c'è un enorme sacco di disperazione. Se andiamo a vedere delle zone come Tennessee, alcune contee del Tennessee, Trump ha avuto 75% dei voti. E non stiamo parlando di Putin, assolutamente, cioè non può essere stato Putin, neanche Richard Colmy come Zampino, cioè se si parlasse di 1,5%, sì, però qui secondo me bisogna guardare negli occhi gli effetti macroscopici, per cui l'insegnamento che a me piace trarre, perché sono convinto che gli elettori di Trump si ritroveranno con un pugno di mosche in mano, anzi peggio, e perderanno anche il poco che avevano. E sono, diciamo, due grossi anni presidenziali in cui c'è stato lo specchietto dell'allodole. Prima è successo con Obama, nel senso che aveva promesso dei veri cambiamenti, lo stimolo fiscale, il bailout delle banche, che naturalmente ha intaccato la sua popolarità. Nel 2010 c'è stata una scivolata, e poi è arrivato Trump, dove è successo lo stesso campione. Ci sono alcuni che pensano che tutto è perduto, e io personalmente penso da anno che se si vuole un lieto fine conviene andare a un film di Walt Disney. Però devo dire che anche io ero interessato a vedere se magari ci fossero dei miliardari che sostenessero Bernie Sanders, per cui Jackson e Pincene hanno eseguito quel lavoro preliminare e hanno visto che non ce n'era. C'erano delle piccole somme, però poi alla fine, quando ho pubblicato le tabelle, c'erano delle piccole somme che venivano da alcune persone normalissime. Però Sanders vi ha mostrato che almeno negli Stati Uniti è possibile costruire delle coalizioni politiche senza grandi forze pecuniarie. Quindi tutti questi miliardari e compagnia bella e la stampa se ne stanno lì continuando a menarla su cose per lo più irrilevanti, però quando poi si citano dei candidati le cose cambiano, perché diciamo si creano delle polarizzazioni. Con questo mi taccio, vi ringrazio dell'attenzione e sono disponibile per eventuali domande.
Bene, grazie a Thomas Ferguson che ci ha aiutato anche a capire proprio l'attualità di queste ore, non soltanto cosa è successo a novembre, ma cosa sta succedendo adesso, quali sono le priorità dell'amministrazione Trump e perché sono proprio queste. È abbastanza inquietante quello che abbiamo visto, ma è utile saperlo. Abbiamo tempo allora per qualche domanda, chi vuole cominciare? Qualcuno che si fa avanti, se no ne faccio una io. Allora, intanto che il pubblico ci pensa, allora faccio una domanda io. Trump è un candidato così irregolare che sembra, come dire, violare tutti gli schemi. Perché però anche lui ha un'agenda che viene in qualche modo influenzata dai finanziatori? Perché non è così di rottura anche da questo punto di vista? Anche lui, come Bernie Sanders, avrebbe potuto emanciparsi in qualche modo da questi schemi, ma invece alla fine non l'ha fatto. Ma Trump si emancipa dai suoi finanziatori? La risposta è no, fa sempre quello che ha fatto. Diciamo così, si vende bene, vende azioni. Io non ho analizzato la questione dell'incongruenza tra protezionismo e libero scambio. Se ne sta parlando e se ne parlerà domani, tra l'altro c'è un incontro, io farò parte del panel, quindi possiamo scendere nei dettagli, però la questione fondamentale è questa. La mia interpretazione del futuro è che il private equity e gran parte della comunità bancaria, il financial eccetera, quando scopriranno il valore della deregulation, cioè la Dodd-Frank, non verrà certo abolita, però infine si ridurranno, limiteranno e conterranno le regole per limitare l'investimento che la comunità finanziaria odia perché devono lavorare per loro e per se stessi. Quindi quelli che sono a favore del libero scambio in pratica controllano le fila dietro le quinte. Sono stati stretti alleati per molti anni e alleati degli esteri e del settore militare sono quelli che controllano il National Security Council. Questo non significa tuttavia che non ci possano essere grossi cambiamenti. In pratica forse si andrà a ripercorrere l'amministrazione Reagan degli anni 90, c'erano personaggi che andavano nella direzione completamente opposta, se volete. In pratica ci si è attenuti al libero scambio, però se si aveva abbastanza denaro e abbastanza grandezza si facevano, diciamo, degli accordi di settore, se vogliamo, e non serve un genio per sapere che ci sono dei dispositivi che possono essere applicati dal Presidente senza rivolgersi al Congresso e con certa facilità. Quindi ci saranno dei grossi ritocchi, se vogliamo. Sono stato a Berlino la scorsa settimana, ho dato una conferenza e ho detto: se fossi in voi farei qualcosa su questa eccedenza commerciale, perché secondo me se non lo fate qualcosa vi si ripercuoterà contro. I cinesi hanno deciso di venire incontro alla questione. Se per esempio ricordate che Trump ha incontrato il presidente cinese dicendo che alla fine avrebbe fatto delle cose, alla fine sono usciti sorridendo e hanno siglato degli accordi di libero scambio, uno per un grossissimo contratto di vendita di gas naturale alla Cina, perché lo squilibrio commerciale della Cina con gli Stati Uniti è enorme, un po' come la Germania, e quindi io credo che andremo a ripercorrere vecchie coalizioni repubblicane. D'altro lato, dal
punto di vista del libero scambio, ecco, queste persone mi ricordano quelli che non sopportano nessuna critica. Se uno fa qualcosa, la gente dice il mondo si sta sfaldando. Potrebbe succedere se uno fa delle cose di grande impatto, ma non succederà. Io non mi aspetto che vengano siglati nuovi accordi di libero scambio. Pensate a quello del Pacifico, quello con l'Unione Europea, anche questo è defunto come quello del Pacifico. Però io non credo che Trump demolirà il NAFTA, semplicemente probabilmente lo rinegozierà. Diciamo che verranno messe delle toppe, se vogliamo. Ecco, quando non c'è abbastanza domanda aggregata a livello mondiale, questo è quello che succede in una situazione del genere. Certo, non è la prima volta nella storia del mondo che succede questo, quindi le persone al potere in realtà non hanno questo grosso. Consentitemi un ultimo commento. È la storia America First. Che ne sarà? Guardate con attenzione. Dopo la vittoria c'è stata una conferenza sulla sicurezza. Sembrava una fiera medievale di diplomatici, eccetera, a Monaco. E credo che ci fosse il vicepresidente, ma soprattutto gli americani, incluso il nuovo segretario della difesa, dicevano agli americani: dovete pagare di più. Perché è il tassametro, è partito. Gli Stati Uniti sono una super potenza sminuita e diminuita, però comunque richiede più denaro dagli altri stati, oppure effettivamente riduce tra virgolette i propri servizi, ma di questo non parlo. Tuttavia l'idea America First, ecco, questo naturalmente avrà un impatto sull'intero establishment americano. Ecco, anche se dovesse sparire dalla scena Trump, comunque questa idea continuerà ad andare avanti. I asked you a few months ago. Alcuni mesi fa gli ho chiesto se Sanders avrebbe potuto vincere e mi disse no. Mi sembra che abbia cambiato leggermente idea, il populismo americano è possibile. E secondo lei nelle prossime elezioni, magari Sanders sarà troppo anziano, però qualcuno di simile potrebbe vincere? Può dirci che ne pensa per quanto riguarda la lotta del controllo nel Partito Democratico? Questa è una condizione sine qua non perché persone come Sanders possano vincere una battaglia simile per la presidenza o per dei seggi al congresso, al fine di portare avanti un cambiamento che può interessare i populisti. Beh, la risposta è che Sanders è partito troppo tardi, anche in modo sciocco, diciamo. Avrebbero dovuto fare delle dichiarazioni diverse da quelle che hanno fatto. Cominciò troppo tardi, come dicevo, e poi uno dei suoi mi chiamò dopo le primarie del Michigan, che è stato una delle più grandi delusioni. Che aveva detto che Hillary Clinton avrebbe stravinto e invece no. Il giorno dopo qualcuno mi chiamò e mi disse: chi è bravo nel settore commerciale del lavoro? Io dissi: ma le prossime 6-7 settimane ci sono diverse primarie nel Midwest. Io penso che questo ci dice che se impostate una campagna elettorale pensando di andare avanti, io mi stufo delle persone
che non decidono mai qualcuno, mi ha chiamato all'inizio di dicembre del 2015, un mese prima delle primarie dell'Iowa. No, scusate, un caucus, non era una primaria, e mi dissero: ma Bernie, ecco, gli hanno chiesto quanto costerà il tuo programma, e lui disse: io non lo so, puoi aiutarci a dare un valore al suo programma, ai costi? E dissi: ma create un programma, proponete delle idee, qualcosa, diteci cosa pensate del mercato. Invece di dire semplicemente vogliamo che venga rinegoziato l'accordo sul libero scambio, che non vuol dire nulla. Non si possono fare errori di questo tipo, aspettarsi di vincere. Io credo che, ecco, mi dispiace, se mi aveste chiesto un anno prima cosa pensavo, io, se avessi pensato che avrebbe potuto vincere il caucus nel Ovest, avrei detto è una follia, però è successo. E io credo che qualcuno può raccogliere il suo testimone, forse più di uno, magari con un po' di migliore preparazione, ma preparazione seria intendo dire, e si potrà fare meglio. Ha dimostrato che i soldi ci sono. Io credo che, insomma, il fatto di aver iniziato tardi e poi anche questa struttura estremamente fragile del Partito Democratico, insomma, rimostra la mia teoria sugli investimenti, insomma, e come dicevo, ha cominciato troppo tardi, la sua pianificazione non è stata molto ben fatta, e penso che ci sia qualcuno che potrebbe fare di meglio, senz'altro che può fare di meglio di lui. Oh, the control. All right, the question he's asking is this. La domanda che mi è stata chiesta: l'attuale leadership del Partito Democratico è praticamente direttamente coinvolta con big money, con Wall Street, sia a livello di Congresso e di Senato, ma ci sono anche le società assicurative e tutta un'altra serie di soggetti. E Nancy Pelosi è una persona che funziona sulle basi non della politica ma su considerazioni monetarie. Cosa dovrebbe succedere in un mondo che ragiona? Uno dovrebbe dire: beh, togliamo Wall Street dal Partito Democratico, non semplicemente dicendo andatevene, non vogliamo big money. Si dovrebbero cambiare le regole del partito per fare questo. Sarebbe bello che questo succedesse, però diciamo che c'è una divisione tra l'apparato di partito che deve darsi da fare per 365 giorni all'anno e quelli che bruciano denaro in borsa, insomma, e quindi questo in effetti è una cosa che non deve essere data per scontata. Ecco, ci sono degli aspetti che possono avere un impatto sui votanti, ma non si può garantire una vittoria di Wall Street ora, nel 2020, a prescindere da quanto pensiate essi possano controllare l'establishment del partito. In California ovviamente hanno cacciato l'establishment democratico nelle ultime settimane, e c'è un progetto di legge in California che prevede una modifica delle coperture assicurative un po' sul modello europeo, dove ci sono molte società che sono in competizione senza alcuna regola. Questo potrebbe essere un grandissimo cambiamento. Per un paio di domande, se ne avete. May I make one quick point, which I want.
Faccio una brevissima osservazione. I miei pareri sono personali, io non esprimo opinioni a nome delle associazioni cui faccio parte. Prego. Yeah, ho una domanda. Lei ci ha mostrato che l'affluenza delle elezioni americane è stata una più bassa tra i paesi occidentali, soprattutto per il Congresso. Però il numero di deputati che hanno riconquistato il loro seggio è tra i più alti del mondo occidentale. Anche se non è come in Italia, dove c'è, diciamo, una lista e si vota il partito. Negli Stati Uniti ognuno deve fare campagna nella propria circoscrizione elettorale, nello Stato. Per cui, se la gente vota così poco, perché continuano a vincere? E perché è quasi impossibile far sloggiare chi già occupa un seggio? Ricordate, immagino che l'abbiate sentita tutti, no? In una lingua o nell'altra. Però non dimenticate che nel 2010 abbiamo avuto degli effetti valanga di dimensioni storiche, dove tantissimi hanno perso il seggio. Secondo me è abbastanza vero che gli incumbent hanno dei buoni risultati, però diciamo che il denaro è tutto, il denaro spiega tutto. Per dirla tutta, secondo me poi non è così diverso dalla realtà. Generalmente i candidati repubblicani sono poco presentabili, diciamo che se qualcuno sapesse davvero che cosa fanno non vincerebbero mai. Nella loro circoscrizione, dove vincono, ci sono bassissime affluenze, per cui eseguono una estrema soppressione dei voti. E forse parte della spiegazione della loro permanenza nella Camera dei Deputati non spiega tanto il Senato, perché effettivamente sono altri meccanismi. Comunque, le politiche del Partito Democratico spesso sono solo degli echi di quelle repubblicane, spesso non le contestano neanche, e lo fanno perché dipendono dai soldi. Lo si vede chiaramente in alcune delle recenti elezioni, per esempio nel Missouri, il Democratic National Committee nel Missouri non ha sostenuto il candidato ed è stato aiutato solamente da Sanders, questo candidato, e quasi ha vinto. Anche nel Montana hanno privato i candidati di un sacco di soldi, e quella è stata un'elezione davvero strana per tanti versi, anche perché il repubblicano praticamente quasi aveva rovinato tutto quando era quasi chiusi i seggi. Però il Democratic National Committee neanche ci prova in tanti casi, lo fanno adesso per il seggio di Georgia, però lì sostengono un candidato che, come tanti dicono, non è rappresentativo di quello stesso partito, e sono cose che succedono tantissimo. Per esempio, c'è un signore che conosco che stava con Obama, che ha esaminato la qualità delle competizioni rispetto all'affluenza. E non lo dirò mai a sufficienza, perché quasi tutti sembrano credere che la logica della competizione tra due partiti dovrebbe aumentare l'affluenza, perché chiaramente uno dei due deve vincere. Però provate a scrivere su un pezzo di carta quali sono le affluenze delle elezioni americane. Si può anche tornare indietro nel tempo, vedrete che non ci si avvicina neanche lontanamente al 100%. Come diceva lei, sono bassissime, per cui non può essere quello il tipo di competizione, la lizza, insomma, che c'è in queste competizioni elettorali. Evidentemente si combatte su qualche cos'altro. Libero. Thomas? Allora, chiedo io una cosa conclusiva. In Italia stiamo riducendo il finanziamento pubblico alla politica e stiamo andando inevitabilmente verso una direzione di maggiori finanziamenti privati. Quali sono gli errori da non fare
per non ripetere appunto gli errori del modello americano, e quali consigli ci può dare in 5 minuti? È vero, però sta per esaurirsi il tempo, per cui e naturalmente questo non si può fare. La prima cosa che voglio notare è questa: se andiamo a vedere le solite presentazioni sulla globalizzazione, per esempio Pepa Norris, un articolo che io non ritengo assolutamente accurato, secondo loro il motivo è soprattutto culturale. Però se si cominciano a esaminare meglio le cose, tra l'altro c'è un bellissimo articolo sulla Brexit di un famoso economista di Tree Work, un altro tedesco, e anche Serva Storms ha scritto un articolo bellissimo sulle elezioni olandese, che è proprio sul sito di iNet. Comunque si scopre che i tagli del bilancio incidono davvero sull'atteggiamento della gente e hanno anche un effetto, diciamo, secondario sulla migrazione e sui rifugiati, nel senso che spesso la gente sbandiera la bacchetta culturale, mentre invece non riconduce tutto ai tagli di bilancio. Per esempio, no? Se ci sono dei tagli qui in Italia, non si fa che aprire il vaso di Pandora. E poi diciamo queste partnership pubbliche e private, devo dire che secondo me l'Italia ha un'enorme esperienza, basta pensare alla Sicilia. Però quando si sente parlare dei partnerati pubblici e privati, bisogna mettere le mani a portafoglio, perché vi ritroverete con un piccolo bene pubblico se avete fortuna, e loro invece si ritaglieranno un'enorme porzione degli utili, soprattutto quando si cominciano a vendere gli asset, cosa che sta succedendo su grandi dimensioni. Per esempio il libro di Piketty, che ha parlato proprio delle privatizzazioni, è stata un'ottima mossa, e sto parlando a nome mio, non dei miei collaboratori. Quando c'è stato quel referendum in Italia sull'acqua, che ha impedito che venisse venduta l'acqua alle società private, secondo me questa è stata una mossa sfolgorante. Però se intendete, insomma, allargare la sfera delle partnership pubbliche e private, state molto attenti, perché non sapete che cosa potrebbe succedere. Il dibattito appunto con Thomas Ferguson mi pare domani, ma lo trovate tutto sul programma. Grazie di nuovo e buona serata. All right, thanks, Stefano.